Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale, ma soprattutto benvenuti in questo speciale dei 20.000 iscritti. Prima di iniziare, dato che comunque sapete già di cosa si parla e tutto quanto, volevo fare una piccola analisi, perché la cosa divertente, che però è anche naturale, cioè su YouTube può capitare, intanto magari è meglio che levo la vibrazione al telefono, comunque può anche capitare, stavo dicendo, è che noi ci abbiamo messo tipo 2 anni e mezzo per raggiungere i primi 10.000 iscritti e poi per farne altri 10.000 ci abbiamo messo 2 mesi e 2 giorni. Quindi vabbè. Quindi ovviamente io non posso che ringraziarvi di cuore e non è mai banale farlo. Detto questo, passiamo a parlare dell'argomento di oggi. Perché? Perché è un video che mi avete richiesto in tantissimi e ho pensato, dato l'ultimo speciale, quello in cui più o meno vi ho detto qualcosa di me, di andare a parlare proprio di me, sia di me al di fuori di YouTube che di me all'interno di YouTube, quindi Federico Marconi come persona e come YouTuber. Quindi ho scelto ben 20, che non so 20.000 ma sono solamente 20, perché sennò finiamo tra un anno e mezzo, cose che voi non sapete di me e ve le andrò a raccontare in questo video, ovviamente dividendone 10 per il Federico persona. E perché quell'altro non è che è animale, però aspettate, cioè uno è Federico persona e l'altro ovviamente il Federico YouTuber. Senza bandare alle ciance, possiamo anche partire. Allora, la prima cosa che non sapete di me è che sono nato il 7 novembre del 1999. Questa magari alcuni la sanno anche, però non tutti, e quindi ne approfitto appunto per confermarvi che ho 16 anni. E il 7 novembre fatemi gli auguri, perché altrimenti ve vengo sotto casa. Questo è il senso proprio di tutto. Questa cosa molto interessante invece riguarda il fatto che io adesso amo il calcio ed è il mio sport preferito, sì. Però da piccolo ero un patito di motori, ragazzi. E questa cosa è particolare perché la leggenda, pensate, narra che praticamente io da piccolo, cioè in realtà me l'hanno sempre detto tutti i miei parenti, ero in grado di riconoscere dal motore il tipo di una macchina. Era proprio un drogato, ragazzi. Io la mia caratteristica è andare in fissa su determinate cose. Il mio primo animale domestico fu un cane, che non è il cane di adesso ovviamente, ovvero Snoopy. Adesso momentaneamente ho un cane e 3 gatti. Ma fu un cane, un border collie, pensate, molto simpatico, di nome Socrate, quindi un nome proprio... che nome da cane. Sono sempre stato etero, che culo, e ho passato le elementari andando dietro alla figlia della mia maestra di matematica. Pensate che ci siamo anche fidanzati, solo che lei non lo sapeva. Il mio segno zodiacale è lo scorpione. No, ve lo dico perché così evitate di farmi domande del tipo: sei vergine? Ha detto! Siccome da piccolo non ero molto normale, non che adesso sia migliorato più di tanto, avevo la fissa o l'hobby, fate voi, di lanciare sassi. Ero un criminale, effettivamente. E pensate che questo mio hobby venne confermato e fu concretizzato un giorno quando avevo 8 anni. Lanciai un sasso contro un bambino che stava passando in quel momento a scuola e lo mandai in ospedale. Poi mi giustificai dicendo: non è colpa mia, è lui che è passato mentre tiravo il sasso. Comunque avevo tanta fantasia da piccolo, ma tanta proprio. Molte persone che mi hanno visto anche dal vivo mi chiedono perché porto quella fascia sulla gamba che non si capisce che cos'è. In realtà ve lo spiego. Praticamente nel 2012, anche se alcuni questa cosa già la sanno proprio perché ne parlavo anche nello speciale dei 10.000, ho avuto un brutto incidente e di conseguenza ho dovuto fare 10 operazioni. Ufficialmente non potrei più giocare a calcio, però è una mia grande passione, quindi lo continuo a fare, come ben sapete, ovviamente con gli amici, non a livello agonistico. Però comunque, insomma, questo incidente mi ha portato quasi alla perdita della gamba, e quindi questa fascia che voi vedete serve solamente perché ci sono un botto di cicatrici sulla gamba e momentaneamente ancora non posso prendere troppo il sole su quella gamba. Questa curiosità è molto interessante per alcuni, ma soprattutto per alcune di voi, perché io ho un debole per le ragazze che hanno l'accento del nord. Adesso parliamo di me dal punto di vista dell'altezza, perché se io mi alzo voi non mi vedete più. E questo perché? Perché molti anche me lo dicono: vabbè, ma quanto cazzo sei alto? 1,87 per la precisione. Solo che la chicca in questo caso è che io prima dell'incidente non ero così alto. Solo che poi ovviamente, cioè ovviamente non era scontato, sono stato 1 mese e mezzo fermo in un letto d'ospedale e quando mi sono rialzato ero alto 10 centimetri in più, forse anche di più di 10.
Il mio cartone preferito è e resterà Dragon Ball. Cioè, ragazzi, ma volete mettere Dragon Ball il cartone più bello che esista? Io mi ricordo che era una fissa proprio Dragon Ball, ma io ho avuto, come vi dicevo prima, questa caratteristica di fissarmi per qualunque cosa. Ma era una fissa talmente tanto che io amavo disegnare, ma in particolare disegnare i personaggi di Dragon Ball. Poi vabbè, cioè, ditemi che non sono l'unico che faceva l'onda energetica e si provava a trasformare in Super Saiyan dentro casa, perché penso un po' tutti l'abbiate fatto. Comunque, come ogni fan di Dragon Ball, non potrò mai dimenticarmi una scena in particolare. E adesso tocca a te, mocciosetto. Tu la pagherai per il male che hai fatto. Vabbè, no, poi si trasforma anche, state tranquilli. Non vi ho lasciato la scena intera perché sennò finiamo domani mattina. Manco fosse un tiro di Holly e Benji. Siamo arrivati esattamente a metà di questo video, ovvero abbiamo finito le curiosità su di me, persona ambigua, e cominciamo quelle su YouTuber ambiguo. Quindi la prima, quindi l'undicesima curiosità, consiste nel fatto che io ho sempre detto che l'anniversario del mio canale, e quindi il giorno in cui ho caricato il primo video, sia stato il 13 ottobre. Solo che in realtà il primo video io l'avevo sì registrato il 13 ottobre, solo che in realtà ho sempre fatto una gaffe clamorosa perché il primo video è uscito il 16 e non il 13. E parlando appunto del primo video, ci ho messo ben 4 giorni per caricarlo su YouTube. Un giorno solo per caricarlo veramente, cioè nel senso che ci ha messo un giorno a caricarsi, e gli altri 3 per trovare una connessione stabile. Sì, ero un po' in difficoltà. Ma non ero in difficoltà solo per internet, ero proprio in difficoltà io come youtuber. Tant'è vero che per i primi 20 episodi della carriera, più o meno, quindi proprio i primi 20-22 video che ho fatto, non facevo tagli. Voi direte perché? Semplicemente perché non ero in grado di fare, cioè non li sapevo fare, non sapevo montare i video, raga, capite che difficoltà. E adesso arriviamo comunque a una cosa molto interessante del mio canale, la telecronaca. E pensate che il mio stile attuale, che più o meno a volte vengo paragonato a Trevisani, ma è comunque un mio stile, l'ho cominciato ad avere solo quando ho aperto il canale, perché fino a quel momento, praticamente, un po' perché imitavo, un po' perché mi ispiravo, insomma, facevo la telecronaca con le voci dei vari Caressa, Bergomi, a volte facevo anche le doppie voci, quindi lasciamo perdere. Per farvi capire meglio, vi mostro questo quaderno, che è praticamente FIFA 13, cioè io ero drogatissimo di queste cose, e in un video ve l'ho già mostrato, guardate i disegni che facevo per tutte le partite. E adesso qui non più, però è capitato, qui non ce lo scrivevo già più, ma è capitato in realtà in alcuni quaderni che io scrivessi anche sotto telecronaca di Caressa Bergomi. E questo proprio perché io, cioè, partivo, a volte neanche la R moscia, quindi comunque c'è talento in questo ragazzo. Oh, avete presente il fact time che registrai ormai 2 annetti fa con Claudio? No, beh, io non mi sputtano così. In che senso, scusa? Io la canzone non la canto. No, perché? Ma dai, ma l'hanno chiesto, Cla, non mi fa così, l'avevamo deciso. No, non mi interessa. Caro Mirko, io non sono Bocelli e lui non è Giorgia. Che poi, tra l'altro, anche il contrario non potrebbe funzionare, Quindi, vuoi vederti la canzone, ascoltartela? Noi non la cantiamo, te la prendi in culo. Bene, se vi ricordate la scena dei palleggi, noi, con la nostra grandissima capacità recitativa dell'epoca, facciamo per andarla a registrare subito, cioè noi ci alziamo e andiamo a facciamo come se stessimo andando a registrare la scena. In realtà l'abbiamo registrata ben 2 giorni dopo, perché in quel momento non avevamo un pallone e per andarlo a cercare si era fatto buio. Questa curiosità su di me potrebbe essere un difetto, se vogliamo, però in realtà è semplicemente una mia abitudine ormai, ovvero l'abitudine di montare i video di notte o comunque non durante il giorno, perché durante il giorno mi va di fare altro, li registro, esco, comunque ho impegni, e quindi mi è capitato a volte di fare nottate intere anche per i video un po' più complessi. Ad esempio, l'ultimo episodio di carriera che è uscito, il numero 61, per montarlo ho fatto le 6 di mattina.
Avete presente quando diciamo che YouTube dà molti sbocchi e molte possibilità e tramite YouTube possiamo fare molte cose? Ecco, si è concretizzato il tutto nel mio caso, perché è proprio grazie a YouTube, in occasione del Games Week di ottobre scorso, ho avuto la possibilità di andare a Milano per la prima volta in vita mia. Non c'ero mai stato. Parlando proprio di Milano, la prima volta che sono stato fermato da un fan al di fuori di YouTube è stato proprio a Milano, proprio la prima sera che sono arrivato. Mi ricordo che ero a teatro a vedere l'esibizione di un amico di mio padre. A fine primo tempo le luci si accendono, ci alziamo un po' tutti, io stavo lì che comunque capivo la situazione, e vedo questo ragazzo che mi passa di fronte, si ferma, mi riconosce, cioè è stato, penso, un'emozione grandissima. La mia primissima collaborazione, ma vi dico comunque più importante, quindi non con magari i miei amici, l'ho fatta con XanderGamer90, se non sbaglio più o meno era aprile 2015, robe del genere. E per me fu una grandissima emozione, perché Xander, come ho sempre detto in ogni mio video, proprio in ogni, non si allargiamo nel senso, comunque l'ho sempre detto su YouTube, è stato il primo che ho conosciuto e tra l'altro l'unico, se vogliamo, perché poi ho iniziato a fare video, io quando ho iniziato conoscevo solamente lui. Siamo arrivati all'ultima curiosità su di me, incredibile, quindi quasi alla fine di questo video. Allora, faccio lo youtuber, faccio il telecronista, faccio il coglione anche a volte, e quindi di conseguenza vi posso dire che mi piace intrattenere. Ma se mi piace intrattenere, amo proprio riuscire a coinvolgere le persone che guardano il video. E questo mi capita soprattutto nei video di carriera, perché lì la passione da parte mia è veramente tantissima. E questo lo potete anche capire perché diciamo che questo mio amore nel coinvolgere la gente e trasmettere comunque anche emozioni dall'altra parte dello schermo a volte influenza anche le mie scelte musicali. Quindi fateci caso nei prossimi video, perché è una cosa abbastanza figa. Comunque, signori, siamo arrivati alla fine di questo 20 cose che non sai di me e di conseguenza di questo speciale dei 20.000 iscritti. Che pensate? Ve l'ho portato quasi subito, perché in realtà adesso stiamo a 20.371. Comunque, io spero che il video vi sia piaciuto, in caso lasciate un bel mi piace, ditemi anche se vi piace questa inquadratura che è un po' alternativa. A me, francamente, piace tantissimo. Ovviamente oggi più che mai, come dico in ogni speciale di vari iscritti, se non lo siete già, iscrivetevi al canale. Noi ci becchiamo con i prossimi video. Vi mando un bacione e ciao belli.